Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse in una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere". I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?" I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Gli dice la donna: "Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?" Gesù le risponde: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna". "Signore", gli dice la donna, "dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua". Le dice: "Va a chiamare tuo marito e ritorna qui". Gli risponde la donna: "Io non ho marito". Le dice Gesù: "Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero". Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare". Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità". Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa". Le dice Gesù: "Sono io che ti parlo". In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo". Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: "Rabbì, mangia". Ma egli rispose loro: "Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete".
E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli occhi, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Rimaniamo per qualche istante in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Sia lodato Gesù Cristo. Dammi da bere. Al centro di questa Santa Messa, cari fratelli, c'è la Trinità che ci vuole deificare, che ci vuole donare l'acqua viva, la grazia di Dio, lo Spirito Santo. Dio vuole realizzare la nostra deificazione in Cristo. Attraverso il Vangelo, Signore oggi vuole attirarci in maniera particolare alla piena nostra deificazione, alla nostra santificazione, e vuole illuminarci sulla via della santificazione e deificazione, sulla via dell'adorazione del Padre in spirito e verità. Al centro del brano evangelico di oggi c'è la rivelazione che Cristo fa di sé. Dio ci chiama a credere in Cristo. La nostra deificazione si compie nella fede in Cristo. Cristo è Dio uomo. Nelle parole di Gesù alla Samaritana, sono io che ti parlo, possiamo riconoscere la rivelazione che Cristo fa della sua divinità. Gesù qui usa le stesse parole rivolte da Dio a Mosè: sono io, o meglio, io sono. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, leggiamo: Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Gesù qui si mostra innanzitutto come Dio e poi anche come Messia. Gesù è Dio, ma Gesù è anche uomo. Dio si è fatto uomo per fare dell'uomo un Dio, dice Sant'Atanasio. Dio ci chiama alla deificazione attraverso Cristo, attraverso la fede in Cristo. Dio ci vuole deificare in Cristo. Dio ci vuole donare
di adorare il Padre per Cristo, che è la verità, nello Spirito Santo. Cioè ci vuole donare di adorare il Padre in Cristo, in spirito e verità, come dice Gesù proprio nel Vangelo. Noi, cari fratelli, da noi stessi siamo in certo modo come quella donna, anche peggio di lei. Siamo increduli, peccatori, grandi peccatori, e non capiamo ciò che Dio ci dice. Siamo immersi nelle cose del mondo e il peccato ci ha divisi dagli altri. Notate che quella donna va ad attingere acqua ad un'ora insolita, a mezzogiorno. Probabilmente non voleva incontrare le altre donne, probabilmente aveva sottratto qualche uomo a qualcuna di loro. Probabilmente era una prostituta, nel Vangelo capiamo che aveva avuto molti uomini, e qualche autore appunto afferma che quella donna era una prostituta. Guardiamo, cari fratelli, chi siamo noi in questa donna. Rendiamoci conto che da noi stessi siamo molto peggio di ciò che vediamo in lei. Siamo capaci di fare i più grandi peccati da noi stessi. Apriamo il cuore all'umiltà per riconoscere chi siamo davvero. Nella vera umiltà ci riconosciamo da noi stessi come i peccatori più grandi del mondo, come i più grandi carnefici di Cristo, capaci di fare i peccati più terribili. Nella vera umiltà, vedendo le cadute degli altri, non ce ne ammiriamo, ma li compatiamo e ringraziamo Dio che non siamo anche noi caduti in tale modo, pregandolo che ci custodisca. Santa Caterina da Siena non solo si metteva sotto alla più vile delle anime e desiderava incessantemente di essere considerata come l'ultima di tutte, ma credeva fermamente di essere la causa di tutti i mali altrui. Ogni volta che pensava alle iniquità e alle sventure del mondo in generale o di ciascun individuo in particolare, ne attribuiva a se stessa la colpa dicendo: «Sei tu la causa di tutti questi mali. Rientra dunque in te stessa e piangi le tue colpe ai piedi del Signore». E spiegava la santa che ella aveva male corrisposto ai disegni di Dio, perciò diceva queste parole, cari fratelli. Vedete che differenza tra i santi e invece il modo comune di pensare degli uomini, forse anche il nostro modo comune nostro di pensare, cari fratelli. Santa Teresa diceva: non credere di aver fatto profitto nella perfezione se non ti consideri il peggiore di tutti e non desideri di essere messo sotto a tutti. Vedete, cari fratelli, i santi come ci insegnano la vera umiltà, le anime che sono veramente umili perché si trovano più illuminate dalla luce divina, siccome esse maggiormente conoscono le divine perfezioni, così maggiormente vedono le loro miserie e peccati. Perciò i santi, con tutto che facessero vita così esemplare e così differente dagli uomini del mondo, pure si chiamavano, non per esagerazione, ma con vero sentimento, i maggiori peccatori che vivessero nel mondo. Fa, o Signore, che ci guardiamo dal preferirci mai a qualcuno. Basta credersi, dice Sant'Alfonso, migliore degli altri per diventare peggiore di tutti. Così parimenti basta che taluno creda di avere gran meriti per non averne più e perderli tutti. Il peccato, come dice l'angelico, tanto si rende più grave quanto è maggiore l'ingratitudine di chi lo commette. Per cui può essere che un solo nostro peccato pesi davanti a Dio più di 100 peccati di un altro non così favorito e colmato di grazie come noi. Noi, continua Sant'Alfonso, sappiamo già di avere fatto tanti peccati, sappiamo che la nostra vita non è stata altro che una continua tessitura di colpe volontarie, e semmai vi è stata qualche opera buona, tuttavia sarà stata così piena di difetti e di amore proprio che meritava forse più castigo che premio. Fa, o Padre, che come dice Santa Maddalena dei Pazzi,
ci stimiamo sempre indegni, pensate un po', ci stimiamo indegni anche di baciare la terra che calpestano i nostri fratelli. Fa che crediamo, Signore, che se ricevessimo tutti gli affronti immaginabili e se ci trovassimo nel fondo dell'inferno, sotto tutti i dannati, tutto sarebbe poco a confronto di quello che meritiamo noi, che da noi stessi siamo i maggiori peccatori e più grandi carnefici di Cristo. Vedete, cari fratelli, queste non sono assurdità, queste sono le luci che ci vengono da Cristo, dalla vera umiltà di Cristo e dei santi, cari fratelli. Rendiamoci conto che da noi stessi possiamo fare molto peggio di quanto ha fatto questa donna samaritana. Ma attenzione bene, questo che significa? Allora, se siamo peccatori possiamo fare tutto quello che ci piace, ci pare, è normale, no? Vedete, Cristo attira quella donna, quella peccatrice alla fede, alla conversione, alla missione. Secondo le antiche passioni di martiri, questa donna sarebbe Santa Fotina, che dopo l'incontro con Cristo si sarebbe convertita e sarebbe poi andata a diffondere il Vangelo in Africa, a Cartagine, e là sarebbe morta martire. Cristo è venuto per salvare noi peccatori. Da noi stessi possiamo fare le cose più grandi, ma il Signore ci vuole santi, ci aiuta per essere santi, cari fratelli. Quindi ci dobbiamo impegnare ad essere santi. Dio chiama noi peccatori alla fede, alla conversione. Quindi convertiamoci, confessiamoci, cari fratelli. Confessatevi bene ora che ne avete tempo. Nella sete che Gesù manifesta in questo passo evangelico possiamo vedere la sete di Dio. Nel prefazio della messa di oggi si dice: Gesù chiese alla samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore, o Padre. San Gregorio di Nazianzo, grande padre della Chiesa di Cappadocia, nel IV secolo scrisse: Dio ha sete che si abbia sete di lui, un'espressione che nell'antica versione latina diventava un essenziale illuminante, Deus sitit sitiri. Dunque Dio ha sete della nostra sete di lui. Dio desidera che noi abbiamo sete di lui, cioè Dio desidera ardentemente che noi desideriamo lui ardentemente, che noi desideriamo ardentemente conoscerlo e ad amarlo. Dio desidera la nostra conversione. Dio desidera la nostra confessione buona, santa. Dio desidera la confessione specie di quelli che vivono in peccato grave, specie di quelli che da molto tempo non si confessano. Dio desidera la tua confessione fatta bene. Dio vuole che noi crediamo in Lui, che lo conosciamo ed amiamo ardentemente. E Dio ci chiama ad essere Cristo sulla via della croce. Vedete, tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. Anche in questo passo evangelico possiamo vedere Cristo sulla via della croce. Dio ci chiama, ci dona appunto di essere Cristo. Dio ci chiama ad essere Cristo, Dio ci dona di essere Cristo. Vedete, in questo passo biblico Dio parla in Cristo, Dio si manifesta in Cristo. Dio, cari fratelli, vuole parlare e operare attraverso di noi. Dio vuole manifestarsi in noi e attraverso di noi, e attraverso di noi vuole riversare fiumi di grazia di Spirito Santo sul mondo. Attraverso l'Eucarestia, attraverso questa Eucarestia, cari fratelli, Dio ci vuole trasformare in Cristo, ci vuole santificare e vuole operare meraviglie nella nostra vita. Cristo vuole continuare la sua missione attraverso di noi. E in questa messa, cari fratelli, Dio effonde il suo Spirito Santo perché appunto queste meraviglie di santità possano realizzarsi in noi. La messa ha un valore infinito
per la salvezza nostra e del mondo intero. Quindi vi invito, cari fratelli, oggi più che mai a pregare con particolare intensità in questa messa, a non distrarvi. Vi invito a inginocchiarvi al momento della consacrazione e a invocare lo Spirito Santo su tutti noi. Apriamo il cuore e la vita allo Spirito Santo che vuole fare meraviglie in noi, cari fratelli, in ciascuno di noi. E concludiamo rivolgendo alla Madonna la nostra preghiera. Lei che è stata umilissima, lei che si è lasciata trasformare in Cristo sulla via della croce, nella santità, lei che si è sottomessa interamente a Dio, perché la Trinità parlasse e operasse con potenza attraverso di lei, lei ci ottenga di lasciarci trasformare in Cristo e di essere con Lui strumenti per la salvezza del mondo. La Madonna ci ottenga di aprire il cuore oggi nella maniera più piena allo Spirito Santo, che possa da oggi in poi vivere in pienezza ciascuno di noi. Perciò chiediamo alla Madonna che ci ottenga di pregare incessantemente, di confessarci bene e ci ottenga di ricevere frequentemente e degnamente l'Eucarestia, che appunto ci trasforma in Cristo, che appunto fa che Dio venga con potenza nella nostra vita, cari fratelli. Per questo diciamo adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E con grande fede, guidati dallo Spirito Santo, rinnoviamo adesso la nostra professione di fede. Io credo in un solo Dio, Padre Onnipotente.